era durata 20 anni. 20 lunghi, lunghissimi anni. Ero riuscito ad uscire da questa dipendenza, a non acquistare nemmeno una bustina di carte Pokémon per 20 anni. Poi ne compri una e ti ritrovi ad aprire un intero ETB in un video di YouTube. Però a 151 lo dovevo fare. Cioè, dovevo tuffarmi nel passato, dovevo per forza di cose ritrovare quelle emozioni e risbustare quei Pokémon lì, quelli della prima generazione. Mannaggia voi, la mia nostalgia, non dovete prenderla così. Vi avevo chiesto 400 like nell'ultimo video che non sono arrivati, ma è ovvio che per il secondo canale i like siano un po' più difficili da raggiungere, quindi vi chiedo un supporto, anche perché ho ordinato appunto su Amazon questo ETB soltanto per spacchettarlo qui insieme. Io non ho idea dei valori delle carte, so che ci sono quelle con l'art alternativa, sono veramente un noob a livelli allucinanti, quindi quelle lì valgono un po' di più, le altre un po' di meno, quindi io spacchetto, poi in fase di montaggio metto il valore della carta, magari mi esalto per una carta che vale 12 centesimi, chi se ne frega, forse è anche più bello così. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi a questo secondo canale, perché i contenuti stanno arrivando sempre di più. Sono già qua con i top loader, sono già qua con le perfect size e qui c'è il pacco che ha consegnato oggi Amazon. Un po' di paura perché ho letto qualche recensione su Amazon e c'era scritto che alcuni pacchi arrivavano senza protezione, quindi già aperti e poi tolte le carte rare, lasciate soltanto le carte comuni. Non sembrerebbe essere questo il caso, sembra ancora tutto chiuso, sigillato, e mi auguro che sia così. Scarlatto e Violetto, 151, 7 allenatore fuori classe. Speriamo che il drago di Shivan possa portarci bene e andiamo subito ad aprire questo prodottino speciale, speciale, nostalgico, nostalgico. Allora, il caro vecchio Snorlax, che è sempre un Pokémon che apprezzo un sacco. Andiamo ad aprire tutto e vediamo che cosa c'è. Voi avrete già visto un milione di questi spacchettamenti, quindi sapete sicuramente cosa c'è dentro. Io invece non l'ho ancora mai aperto e quindi me lo gusto un attimo. Le monete, che non gioco una partita Pokémon da 2002, tipo i dadi, non eccezionali, non bellissimi. Io che gioco a Magic li ho più belli. Abbiamo dei separatori, abbiamo delle energie. Oh, bello. Molto bello questo Snorlax, che forse lascio anche all'interno della pellicola protettiva. Un codice se vi serve e delle sleeve, anche queste mi sa che le lascio chiuse perché tanto non gioco. Queste sono tutte energie, mi confermate questa cosa? Devo aprirlo, devo controllare? Facciamo che lo lascio chiuso e mi dite voi nei commenti. E poi abbiamo qui le nostre buste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buste. Direi di iniziare subito con la prima ed è un'emozione veramente elevatissima. Cerchiamo di mantenerci dentro il range della camera, cerchiamo di rimanere a fuoco. Io penso che queste buste si possano distruggere, che non credo che ci sia niente di valore all'interno di queste buste, ce ne saranno un miliardo, però anche quelle delle prime edizioni poi erano un miliardo e guarda un po' che cosa è successo. Un altro codice se vi serve e se ho capito bene bisogna fare il trick in avanti. Ok, mi sembra già olografica questa e infatti abbiamo un'energia acqua olografica, acqua tra l'altro uno dei tipi che mi piace di più, molto molto interessante. Un Seal è il primo, un Doduo, un Tentacool, un Rattata, un Poliwrath, interessante Poliwrath, Pidgeot, Pokémon bellissimo, un Omanyte, ma hanno dei punti vita altissimi, un Nidorino, dovrebbe essere Holo Reverse, bello, di tipo buio, si addice a Nidorino in realtà. Un Tangela Oro Reverse e la prima è un Nidoking, quindi abbiamo fatto una catena evolutiva, ci manca solo un Nidoran maschio, tra l'altro molto molto bello anche come artwork, ovviamente come layout della carta non mi piace tantissimo. Però andiamo con la seconda sperando di trovare qualcosa in più. Io non so se le energie foil olografiche, chiamatele come volete, valgono effettivamente come pool oppure no. Un altro codice, una carta in avanti, vediamo che cos'è. Infatti questa non mi sembrava olografica, è un'energia buio. Abbiamo uno Slowpoke, Pokémon sempre molto molto simpatico, vedo che brilla molto l'ultima carta, allora andiamoci con calma. Un Magmar, riesco a toglierle così? Forse no. Un Orsi, brilla tanto. Un Abra, molto molto bello questo Abra, tra l'altro, carino. Abbiamo la pista ciclabile, io detesto i trainer, li ho sempre detestati. Scyther, che è sempre un bel Pokémon, anche in questo artwork che non è male. Oh,
questo è veramente bello. Che bello questo artwork di Charmeleon. Dà proprio l'impressione di essere cattivo. Abbiamo Eevee, Holo Reverse. Abbiamo Graveler, Holo Reverse. Meglio Eevee rispetto a Graveler. E attenzione, attenzione, attenzione. Eh no, non brilla tanto in realtà. È solo Articuno Holo, Holo Reverse. Non lo so, non ci capisco più niente. Però bello. Articuno è sempre un Pokémon molto, molto elegante. Però fino adesso non abbiamo ancora trovato nessuna art alternativa come quella di Snorlax promo che abbiamo lì. Quindi voglio assolutamente cercare di trovare qualcosa. Vorrei trovare o Gengar o Charizard, che sono i miei Pokémon preferiti, o Mewtwo o Raichu, qualcosa del genere. Vediamo se ci riusciamo. Allora, energia erba. Anche questa sembra brillare, però anche quelle di prima sembravano brillare, poi non c'era chissà che cosa. Squirtle molto carino. Molto molto carino. Lickitung, Venonat, PG, così facciamo la catena di PG8. Oddio, Tauros, quando mi verrà voglia di portarvi il video sul Living Dex di Pokémon Rosso, ricordatevi di questo signorino qua che detesto. Kadabra, che torna di prepotenza nelle carte dopo un ban di anni. Ivysaur, ma hanno dei punti vita altissimi, altissimi. Dugtrio, Grimer e Chansey. Bello, questo è bello, piace un sacco questo artwork, molto carino. Schiaffetto, Schiaffetto, proprio un nome dolce, delicato. Mancano altre 6 buste e per il momento non abbiamo ancora trovato niente di che, o almeno credo. Poi fatemi sapere nei commenti se vedete delle carte che in realtà hanno valore e che io sto snobbando. Semplicemente fatemi sapere se mi sto perdendo qualcosa. Ok, non sembra essere olografica la prima, infatti è un'energia acqua normalissima. Un Venonat, un altro Pidgey. Abbiamo già le prime doppie. Poliwhirl, così facciamo le linee evolutive. Kakuna, Golduck, che bel Pokémon che è Golduck, sempre bello. Pinsir non mi piace tantissimo. Altri addestramenti che non me ne frega niente. Sapete che i Pokémon oscurità, buio, non so come si chiamano, sono molto belli perché sono molto scuri. Flareon, che non apprezzo particolarmente tra le evolution, però non è mai male. Attenzione, potremmo essere di fronte alla prima carta importante? Vediamo. Ok. No. Non sia... Oh, il fatto che brilli tutta la carta mi manda in confusione. Mi manda in una confusione assurda. Però almeno abbiamo trovato Koffing, Holo Reverse e Weezing, non so come si chiami. Holo Reverse anche questo? Boh, non lo so. Sono ignorante. Qua i pacchetti iniziano a scarseggiare. Siamo già a metà praticamente. E allora apriamone un altro. Chissà. Oh, magari adesso sono tutti pacchetti bomba. Sono rimaste solo le carte dai valore. Attenzione perché qua c'è il codice che è rovinato. Quindi spero che si limiti solamente al codice. Uno in avanti. Facciamo che l'ultima io la tengo lì e poi la giriamo alla fine. Ah, ok, un'energia olografica, un Sanctuary, un Seal, un altro Doduo. Abbiamo già trovati tutti questi. Tentacool, Machoke, che ha un bellissimo artwork, bellissimo artwork. Dugong, Hitmonchan, anche questo è un artwork figo, devo dire la verità. I Pokémon di tipo Lotte li hanno fatti belli. Cloyster. Questo vale qualcosa. Probabilmente no. Però la carta è molto bella. Carta è davvero molto bella. Ah, hanno fatto proprio il tipo drago, quindi. Molto molto bello questo qui. Ma andiamo a vedere l'ultima carta che ci eravamo tenuti nascosta. Allora, facciamo così. È normale. Però Kabutops è sempre un Pokémon meraviglioso. Però è normale, peccato. Ci sarà qualcosa dentro questi 4 pack, sì o no? Io voglio Gengar, io voglio Charizard, io voglio Mewtwo, io voglio questi qui. Avete capito? Anche Mew mi andrebbe bene, dai. Bel Pokémon anche Mew, o Blastoise, Venusaur, gli starter, qualcosa, dai, cioè qualcosa me lo devi dare. Sempre il nostro avanti e giriamo questa qua. Energia, un altro Poliwag, abbiamo tipo tutta la catena evolutiva. Ponita, oh, Pikachu, Pikachu iconico, sempre carino, non l'avevamo ancora visto. Farfetch, che a me piace molto. Golbat, che è un Pokémon che apprezzo ma non in quest'artwork. Avanzi,
Persian, Slowpoke, Hollow Reverse l'abbiamo trovato, e Shelder, quindi abbiamo completato anche la linea evolutiva di Shelder e Cloyster. Però adesso rimane questa carta. 3, 2, 1... Oh, ok, questa qualcosina dovrebbe valere, no? Un EX, non so quanto, non so se molto, non so se poco, lo scriveremo magari in sovraimpressione, però questa è la prima carta che mi sento di dover imbustare, facciamo così, e le metto al contrario come si fa per le carte di Magic, eccolo qua, bello, tra l'altro Ninetales è un bel Pokémon. Ultime tre buste, chissà che non possa migliorare sensibilmente il tutto nelle ultime tre buste che dobbiamo ancora aprire. Io voglio ancora trovare i Pokémon che ho citato prima e quindi non mi arrendo fino a quando non li trovo. Ok, un'energia acciaio, un altro Rattata, un altro Squirtle, un altro Lickitung, tutte doppie, un altro Venom, tutte doppie. Seeking non ce l'avevamo, Butterfree, Lapras, sempre bello Lapras, un altro Pidgeot, è il secondo forse, però l'altro non era Hollow Reverse, e un altro Scyther, queste doppie però non mi ricordo se le avevamo già Hollow Reverse, però molto molto belle. E adesso, dato che ha portato fortuna a girarla all'improvviso, 3, 2, 1... No, un altro, ma come? Ma due uguali nello stesso ETB, ma va bene che mi piace Nidoking, va bene che è un bel artwork, va bene che è bello la roba buio, però così un po' eccessivo. Ne sono rimaste solo due. Questa sembra essere un po' più pesante. La teniamo per ultima. Allora andiamo con questa. Vediamo cosa ci riserva. Codice, come al solito. Una davanti e una la lasciamo qua. Op! Energia fuoco. Non l'abbiamo ancora trovata. L'ambra antica, così possiamo resuscitare i fossili. Pidgeotto per completare la linea evolutiva. Tra l'altro, credo due Pidgeot e un solo Pidgeotto. Magmar, che sembra Goku Super Saiyan di terzo livello. Shelder, un altro, Mac, un altro, aiuto di Margie, chi se ne frega, Venomoth, non era ancora venuto fuori, Clefairy, molto carino, però psico, quindi i folletti sono psico, è ufficiale, e un altro Doduo che, cos'è, il terzo, il quarto, non lo so, ho perso il conto ormai. E vediamo se questa carta è qualcosa di importante, sembrerebbe di no, proprio no. Oh ragazzi, qui la situazione sta iniziando a diventare un po' tosta, perché questo è l'ultimo pack e fino adesso non mi sembra uno spacchettamento di chissà quale livello. Vediamo che cosa succede qua, perché la situazione sta assolutamente precipitando. Ok, questa ci credo, credo nell'ultima carta. Energia psico, Pidgey, oddio, c'è qualcosa qua, e quindi questa... cosa sta succedendo? Ho visto una cosa brillare nell'ultima. Poliwhirl, Kakuna, Poliwag, pista ciclabile, Scyther, un altro Charmeleon, un altro Butterfree. Questo deve valere per forza qualcosa. Cioè, questo è molto bello. Molto bello. Subito una perfect size. Immediatamente nella perfect size. Questo è molto bello. Questo è molto bello e gli mettiamo anche subito il top loader. Avevo sentito subito che questa bustina era particolarmente pesante e questo Venusaur sembra una carta molto molto valida. All'ultima bustina abbiamo trovato forse la carta più importante dell'ETB e vediamo l'ultima carta che ci rimane, perché io pensavo fosse questa. Quindi cosa significa? Che ce ne sono due? No, che è semplicemente un Machamp. Però questo Venusaur interessante. Riassumendo un pochettino, oltre allo Snorlax promozionale e al Ninetales EX, abbiamo trovato questo signorino qua. E il primo in italiano parte da 44 euro, quindi mica male. È comunque una delle carte più costose dell'espansione, mi pare di capire. Quindi niente, io aspetto le vostre considerazioni qui sotto nei commenti, perché devo capire se alla fine ci ho guadagnato, ci ho perso, è stata una bella sbustata, una brutta sbustata. Non aprivo così tante bustine da un millennio, quindi adesso mi importano i vostri giudizi. Fatemi sapere tutto nei commenti. Ciao.